Ben trovati a quest'altra trasmissione di Molesando, ovvero parliamo di Mola, e ne parliamo stasera con Nico Colella. Buonasera. Il grande ideatore del Palio di Mola. Buonasera. È vero, Nico? Togliamo il grande, però, tra gli ideatori del palio. Sì, sì. Allora, questo palio che è giunto alla... Adesso siamo nella settima edizione. Ma c'è stato un crescendo, anche se quest'anno abbiamo avuto delle defezioni, sì. Quindi più che un crescendo c'è stata una diminuzione, quello che può succedere in un percorso naturale relativo ai pali, perché può capitare che una contrada non partecipi, può capitare che una contrada non venga rappresentata per tanti anni. È il caso, se non mi sbaglio, di Faenza, dove il rione nero non fu rappresentato per 7 anni, proprio non aveva proprio il consiglio di rappresentanza. Quindi può succedere che una contrada, 2, 3, abbia delle difficoltà ad organizzarsi e quindi a partecipare al palio. Può essere anche che una contrada lo faccia per dare un segnale ai propri cittadini, ecco, come ha fatto la terra, per esempio. Senti, ma tu questo palio da quando eri piccolo che pensavi? Dal 2003. Hai pensato a questo palio? A questo palio. Cioè, così all'improvviso hai avuto questa idea? Anche i nomi delle contrade? Quelli sono venuti dopo. Dopo, però tu pensavi di dividere Mola in tanti quartieri, sì, guarda, tanti rioni. Diciamo che guardavo un po', io guardo sempre il palio di Siena in televisione, quindi là fanno non soltanto la gara dei cavalli, ma raccontano anche un po' le contrade, come sono composte, come... Quindi quando qualcuno ti chiedeva cosa vuoi fare da grande, tu dicevi voglio fare il palio. No, tutt'altro. Io non avrei mai pensato di organizzare una cosa del genere. Però quando poi ho visto questo, diciamo, vedevo questi servizi, dicevo ma chissà come sarebbe fare una cosa del genere a Mola, e da là poi per gioco, perché è iniziato come un gioco e poi purtroppo è diventata una cosa molto seria, ho suddiviso Mola in contrade, però sulla base dell'appartenenza parrocchiale, e quindi inizialmente le contrade dovevano essere 5, poi a Mola le parrocchie sono 5. Invece poi il Giglio, avendo comunque la chiesa di riferimento che è Sant'Antonio, che è molto forte, avendo appunto Sant'Antonio come santo molto venerato, da là è poi nata anche la contrada del Giglio. Altrimenti poi ci sono state diverse cose casuali, dico, di alcuni segni del destino. Io quando poi sono andato, una volta che ho fatto la suddivisione in contrade in 6 anziché 5, mi sono recato in piazza per vedere un po' come addobbare anche la piazza, e mi sono reso conto che attorno alla vasca monumentale i pali della pubblica illuminazione sono esattamente 6 e non 5. Quindi allora vuol dire che le contrade devono essere 6, e quindi abbiamo questo palio, sì, che molti apprezzano. Qualcuno invece non vede di buon occhio, perché sta, dice, fin dei conti, Mola non ha una tradizione. Però bisogna, dico, quando gli altri paesi hanno cominciato, c'è stata sempre la prima volta. Anche la festa patronale era tradizione, non era tradizione, era una novità nel 1732. Appunto, quindi... Poi lo è diventata nel corso di diversi anni. Però io mi chiedo che il palio non è tradizione, ed è vero, il palio non è tradizione. Però è tradizionale la nostra... rivalità fra rioni, perché da quando ero piccolo io, almeno nei falò di San Giuseppe, naturalmente una rivalità buona, no? Oddio, quando ero piccolo io si bruciavano i falò a vicenda pur di non farli accendere il giorno successivo. Però le partite di calcio fra la terra, la Torre di Peppe, il Cozzetto, il Colosseo, c'erano già queste cose qua, che poi noi abbiamo trovato nel palio la sintesi di questa unione, perché poi alla fine non potevamo chiamare i rioni Torre di Peppe, Fontana Nuova, Quattro Fontane, perché ci serviva un bacino di atleti molto ampio per fare 7 gare del palio. Quindi abbiamo cercato di riunire piccoli rioni storici in grandi contrade, però comunque facessero riferimento a colori, simboli e nomi relativi appunto a questi simboli storici. Quindi abbiamo razionalizzato la tradizione attraverso il palio. Oh, non dimentichiamo che questo palio è diventato ormai un fiore all'occhiello per Mola, perché oltre alla Sagra del Polpo adesso abbiamo anche il palio, perché coinvolge tante famiglie, tante persone. Possiamo dare i numeri, giusto per far capire come il palio è diventato veramente un punto di riferimento per tanti nostri concittadini? Possiamo dare dei numeri fissi. Tra i consigli di contrada
raggiungiamo più o meno i 70 persone tra tutti i consigli delle contrade. Poi abbiamo gli atleti, quindi consideriamo 90 atleti per ogni contrada, moltiplichiamoli per 6, 6 per 9, 54, sì, giusto? Sì, sì, sì. Quindi 540 atleti tra riserve e titolari, quindi consideriamo quindi 540 atleti più 70 dei consigli, più tutta la gente che viene a vedere, si arrivano a dei numeri molto grandi. È chiaro che combattiamo ancora con la difficoltà a farci conoscere fuori, però questo lo fai con un budget a disposizione, perché il palio purtroppo è un evento costoso, perché il corteo storico è un corteo storico rinascimentale, non è medievale, che lo puoi fare con gli abiti magari un po' di cotone. L'abito rinascimentale richiede velluti, richiede particolari tessuti che invece costano molto di più. Ecco perché abbiamo un corteo storico non da 400 figuranti, 800 figuranti, da 100 per il momento, però abiti comunque fatti bene, insomma. E diciamo che grazie anche all'amministrazione, quando siete nati, sì, c'è stata l'amministrazione di Perna, interna, sì, che ha creduto, sì, sì, in, sì, voi, e quindi vi ha subito dato una mano, sì, possiamo, sì, dire. Secondo me loro, quando facevamo quell'incontro, non si rendevano conto di quello che sarebbe stato poi avere. Però hanno creduto in voi. Sì, nel senso che comunque loro ci contattarono, loro fecero un incontro fra giunta e consiglieri comunali, cioè ci accolsero veramente in pompa magna, se si può dire così, e noi illustrammo, io e Antonella Bondi illustrammo il palio in sintesi, quindi con i simboli delle contrade, una... E questo progetto è partito molto, però poi loro non pensavano che poi portasse poi ad avere degli oneri, nel senso che poi chiaramente ogni comitato di contrada, diciamo così, ogni consiglio di contrada deve avere chiaramente bisogno di un luogo dove aggregarsi, al chiuso, quindi di una sede, che chiaramente non tutti hanno, anzi quasi nessuno, tranne la terra forse, e la Noria, che hanno i campetti di via Nino Rota, le altre contrade sono per la strada praticamente, non hanno sedi cittadine. E poi chiaramente l'onere di gestire un evento così costoso, perché chiaramente il contributo maggiore che abbiamo avuto è stato l'anno scorso, di 8.000 euro dalla precedente amministrazione di Perna, e quindi siamo riusciti a fare qualcosa in più. Più abbiamo, più possiamo fare. Meno abbiamo, meno si può fare. Però è anche vero che al di là del contributo dell'amministrazione comunale, che si è dimezzato quest'anno, sì, perché per le note vicende di crisi, anche se voglio dire altre manifestazioni comunque hanno avuto un supporto maggiore, però vedo che ogni contrada si organizza, sì, quindi si autogestisce. Siamo 7 realtà diverse in realtà. Quindi si cerca di fare qualcosa per recuperare, sì, anche del denaro che serve per... Le contrade si autofinanziano, mercatini, falò, anche altri tipi di eventi che comunque loro possono utilizzare per avere la 2 euro, forse anche la gita per andare a fare le castagne, a raccogliere le castagne. Da lì, ogni contrada si autofinanzia, non hanno nulla in termini pubblici. E quindi stiamo vedendo, e qui, diciamo in questo senso, tu mi puoi confermare che c'è una crescita dal punto di vista sociale, sì, partecipativo, sì, da parte dei contradaiori, perché, certo, partecipano non solo alle processioni, no, ma fanno anche altro. Vuoi descrivere queste attività sociali? Sì, in realtà non dobbiamo mai dimenticare che noi operiamo in un contesto molese, quindi dove difficilmente cooperiamo. La guerra, tra virgolette, fra le associazioni è un esempio di come sia difficile fare delle cose in maniera gregaria, cioè in maniera unitaria. E quindi combattiamo anche in questo all'interno delle contrade, perché a volte vediamo la difficoltà di stare insieme, di collaborare, di superare le difficoltà insieme, per cui c'è questa cosa per cui se non si fa quello che dico io me ne vado, oppure c'è questa tendenza più ad abbandonare un po' il percorso, quindi devi stare sempre lì a convincere i molesi e venite, facciamo, quindi è anche stancante da questo punto di vista. Quindi però nonostante tutto andiamo avanti. Si va avanti, adesso ci sono 3 contrade che devono andare alle elezioni, noi stiamo spingendo i molesi a interessarsi direttamente di chi li rappresenta, perché poi
non è che il consiglio di contrada è chiamato solo a fare il palio. Sì, sicuramente c'è un obbligo, nel senso che non esisterebbe una contrada se non ci fosse un palio, chiaramente. Però il nostro desiderio è fare in modo che le contrade, i consigli di contrada, diventino anche una sorta di mediatori tra i cittadini e le amministrazioni comunali, come fossero dei mediatori civici. O come se fossero dei comitati di quartiere. Dei comitati di quartiere, esatto. Comitati di quartiere. Chiaramente questo può essere fatto con più gente che partecipa, perché più gente partecipa, più si diventa un esercito e quindi poi più si può fare del bene al paese. Beh, la sorpresa, se mi permetti, sì, mi dicono che abbiamo gli ultimi 5 minuti, approfitto per ricordare il nostro sponsor, Tortorella, via Battin Gym Bari, bene. Beh, sempre una sorpresa vedere come la contrada più numerosa sia quella del Drago, che prende tutta la zona della Trinità, San Giorgio e Cerulli. Vuol dire una sorpresa, perché uno invece pensa che proprio in quella zona c'è meno aggregazione, invece è uno squadrone quello del Drago. È uno squadrone, perché in realtà sono partiti svantaggiati loro, perché inizialmente erano veramente 4 di numero, non ricordo. Mi ricordo anche i nomi di queste 4 persone, però poi nel corso del tempo quella zona, perché io non penso che i molesi che abitano nel Drago siano diversi rispetto ai molesi che abitano nel Giglio, nella Noria o nelle altre contrade, semplicemente loro hanno ritenuto opportuno fare in modo che quella zona rivendicasse la propria esistenza, cioè attraverso questa maglia verde loro dicono: questa zona c'è e ha delle mancanze. Quindi il palio diventa anche un modo per dire: non ci siamo, assolutamente, una riscossa, sì, di quel quartiere. Quello dovrebbe, cioè, deve diventare un sano orgoglio cittadino, nel senso che cosa abbiamo noi che abitiamo qui rispetto ai molesi che abitano nella parte ovest? Io per esempio che abito nel Giglio come te. Ah, noi siamo tutti e due del Giglio. Entrambi del Giglio. Abbiamo, cioè, ma il Giglio non vince mai, noi, nonostante la nostra, però non ha vinto ancora niente. Conosciamo i problemi della nostra zona, chiaramente non conosciamo benissimo i problemi, sì, che ci sono da altre parti, però assieme ai nostri concittadini possiamo contribuire a fare in modo che questi problemi non restino isolati a 2 o 3 persone che li vivono, ma diventino patrimonio di tutta la contrada. E questa è la condivisione delle gioie e delle difficoltà, soprattutto, che rende. Ecco perché io dico, quando poi leggiamo che altrove fanno il palio, io vi dico che a Mola e ad Oria facciamo il palio vero, perché il nostro è un sistema sociale, che vuole diventare sociale. E poi è ludico, cioè la parte ludica del palio, quella è l'ultima cosa, che è importante, perché ci fa conoscere quella. Nico, però, come vedi tu il futuro del palio, ma anche il futuro di Mola, che le sorti di Mola sono collegate anche alle sorti del palio, perché mai sia dovessimo andare in dissesto, diventerebbe molto difficile anche avere un contributo dal comune, quindi sarebbe gravato solo sugli sponsor, che sono pochi, perché non abbiamo aziende, l'abbiamo già detto altre volte. Da questo punto di vista, come vedi allora tu il futuro del palio? C'è innanzitutto un entusiasmo per andare avanti, quello sempre, al di là dell'aspetto economico, quello sempre, però vorremmo essere sempre messi nelle condizioni. Io dico, ma parlo a nome di tutte le associazioni di volontariato, perché chiunque fa volontariato a Mola deve essere messo nelle condizioni di operare bene, in tranquillità, perché già richiediamo a noi stessi un impegno maggiore rispetto a quello che ci è dovuto, perché come cittadini paghiamo le tasse, dovrebbe finire lì il nostro impegno civico, tra virgolette, invece noi facciamo qualcosa in più per questo paese. E quindi perlomeno non vogliamo essere vessati negativamente, cioè vorremmo essere agevolati e fare in modo che si possa anche dire agli altri molesi: guarda, di partecipare è bello, perché ti dà questo. Invece a volte molti molesi che fanno volontariato sono spaventati dall'idea di farlo, perché diventa quasi un incubo. E quindi il futuro è incerto, cioè la situazione economica, sicuramente politica anche, ci fa stare incerti, cioè ci fa stare un po' così, un po' precari da questo punto di vista, perché noi dipendiamo dall'amministrazione, perché siamo un evento sociale, quindi dipendiamo moralmente, perlomeno anche economicamente, dalle amministrazioni comunali. Speriamo che le cose possano migliorare, ma per tutta Mola, a prescindere dal palio, e che si possa. E comunque cerchiamo di non perdere questo fiore all'occhiello, lo possiamo dire, perché ormai il palio è diventato un fiore all'occhiello per Mola, dai. Riconosciuto anche da Linea Blu, perché ribadisco anche
quello che è successo la mattina della registrazione. Noi dovevamo essere semplicemente cornice quella mattina, quelle barche del... Quando Donatella Bianchi è arrivata e ha visto queste bellissime barche, ha detto, ma che cosa sono? Cos'è? Vi ha coinvolto? Lei ha voluto sapere, mi ha voluto intervistare e si è ripromessa di voler tornare a fare delle riprese al Palio prossimo. Quindi se a livello nazionale c'è questo interesse, perché nei molesi non dobbiamo averlo? È questo che mi... Allora, concludiamo, mi pare che abbiamo concluso, un minuto soltanto, no, anzi, 30 secondi, fai un appello finale. Molesi, partecipate perché così può crescere il Palio, cresce il paese, crescono i bambini che sono i molesi del futuro e vedrete che attraverso il Palio possiamo avere sicuramente una mola diversa, perlomeno per i nostri, per i bambini, per chi ha figli soprattutto. Quindi partecipate perché è un bene per tutti. Bene, e con questo appello chiudiamo questa nostra trasmissione. Grazie a Nico, grazie per essere qui e auguri al Palio perché possa fare sempre meglio. Grazie. Alla prossima.